Il 13 settembre, presso la sede del Sole 24 Ore, Rubner e il gruppo 24 Ore ci spiegano perché il legno è una soluzione decisamente tradizionale, ma estremamente contemporanea. Gli investimenti che le nostre imprese stanno facendo sono sempre più in immobili di qualità e con investimenti di qualità, e vediamo che il mercato è praticamente fermo. Il trend invece positivo lo abbiamo soltanto laddove ci sono degli immobili con efficientamento e dove ci sono degli strumenti di impatto urbano di notevole valore. Quali sono gli elementi imprescindibili per creare valore che tu hai sottolineato durante il tuo intervento? Personalmente mi viene da dire un cambio culturale in primis, e quindi riuscire a ragionare con i diversi attori del mercato, che sono sicuramente l'aspetto più tecnico, quindi architetti, ingegneri, ma soprattutto nuove figure come quelle del project manager, e in particolar modo con quella che ha una visione più legata ad un aspetto di investimento immobiliare, quindi la capacità, uno, appunto culturale e mentale, di cambiare il nostro approccio; due, avere la capacità di comunicare tra diversi attori molto diversi tra di loro, e soprattutto avere una visione unica, che è quella che è valorizzare con investimenti, quindi con un prodotto immobiliare nello specifico. A maggior ragione mi viene da dire RIX nello specifico, con le sue anche standardizzazioni internazionali, aiuta in particolar modo a poter avere un termine comune per poter colloquiare anche a livello appunto globale e non solo nazionale. Andrea, quali sono gli elementi imprescindibili per creare valore, ovviamente dal punto di vista ambientale? L'Italia ha saputo fare, perché gli italiani amano la loro casa, col 55% una rivoluzione energetica. Hanno risparmiato tutta l'energia di una centrale nucleare in pochi anni, e l'hanno fatto perché gli conveniva con gli incentivi, ma l'hanno fatto soprattutto sulle villette per fare dei singoli interventi. Abbiamo bisogno di un'offerta economica. Pensate che mercato nell'edilizia in crisi si aprirebbe, che garantisca il rifacimento degli edifici in maniera tale che diventino funzionali alla vita del mondo futuro. Questo tema noi lo stiamo ponendo alle amministrazioni pubbliche, alle grandi città, così come al governo, col tema degli ecoquartieri. Quali sono, secondo lei, gli elementi imprescindibili più importanti per creare valore a scala urbana? L'idea, e c'è molto da ragionare su questa frase, è quella di creare luoghi felici, happy places, così come ho imparato quando lavoravo in Olanda. È una frase che sembra infantile e non è per niente banale invece. Quando io creo un luogo felice, io ho la gente che vuole andare perché trova delle attività, ristorazione, dei luoghi magari per lavoro che non siano il sick building syndrome, dei luoghi di lavoro dove non posso aprire le finestre, dove ho problemi di riscaldamento e raffrescamento. Questo a scala dell'edificio, a scala del quartiere io devo avere delle piazze che funzionano, che siano ben gestite, che siano magari funzionanti almeno 12-16 ore al giorno per avere un turnover di popolazione. E questo vuol dire mettere in campo architettura, urbanistica, progetto economico, immobiliare, pubblica amministrazione.